Pescara, a mio modo di vedere, ma non solo credo a mio modo di vedere, ha disputato un ottimo campionato. Sicuramente la vittoria ci ha ridonato ancora un po' di entusiasmo, perché gli ultimi risultati magari erano stati meno buoni rispetto a quelli del passato, e questo ci ha ridato alcune certezze e diciamo anche il piglio giusto per affrontare una trasferta impegnativa come quella di Verona. Dopo l'infortunio di Fiorillo ti aspettavi di giocare, oppure sapevi già che le gerarchie erano queste, Castrati il secondo e tu il terzo? La società era stata chiara con il mio arrivo, era per completare un pacchetto portieri dove Fiorillo titolare, insomma una certezza che è qui da anni, e Castrati che è un patrimonio della società perché è giovane di grande prospettiva. Sicuramente mancava, diciamo, quell'esperienza per completare questo pacchetto, la società era stata chiara, da parte mia non può esserci altro che un grande impegno per rispondere presenti quando si viene chiamati in causa. Sotto sotto anche Farelli prima o poi vorrebbe, spera di giocare una partita da titolare con il Pescara. Questo senz'altro, diciamo, è quello che anima un professionista, e se non fossi qui con questa ambizione me ne starei a casa oggettivamente, quindi aspetto il mio turno e quando arriverà, insomma, mi impegnerò per farmi trovare rispondere presente. Rillo e Castrati, che portieri sono per caratteristiche, come li vedi? Sono due portieri diversi. Vincenzo ha acquisito una grandissima esperienza vincendo diversi campionati negli ultimi anni e ha a cuore la città di Pescara, e questo ad un giocatore sicuramente per un giocatore è un valore aggiunto. E Castrati fisicamente è strutturato in maniera diversa e è un ragazzo che come prima qualità mi è balzata all'occhio la sua tranquillità e la sua freddezza, che per un giovane è una qualità rara.